Base jump, salto da base fissa, la forma più pericolosa e emozionante di paracadutismo. Il problema è che negli Stati Uniti il base jump è illegale. Non è giusto, perché nel resto del mondo si può fare. Mi chiamo Mark Hewitt, con 700 lanci al mio attivo, sono il numero uno dei base jumpers americani. L'antenna di Frederick non comporta né un salto né una fuga molto difficili. Ci vuole un'ora e mezza per arrivare in punta. Ho con me Carl, un amico inglese in viaggio d'esperienza. Non ci sono sorveglianti, tutto tranquillo. Certo che ci vedranno da miglia. C'è grande spazio, niente turbolenza, buon posto per atterrare. Va bene come prova generale, in vista di roba più tosta. Molto più tosta. I couldn't get out that side because all the tubes and pipes and shit, and I had a pilot shoot in my hand. Mi piacerebbe scappare con i miei amici bikers, ma non ho un buon ricordo di fughe in moto. L'unica volta che ci ho provato, mi si è aperto il paracadute e mi ha strappato indietro. Mi sono trovato in mezzo ai poliziotti, piegati in due dal ridere. Saltare dal ponte sull'Arkansas è invece un bel casino. Qui ti seguono con l'elicottero. Le pareti sono nude, non la scampi da quella parte e nemmeno lungo la ferrovia. Resta il fiume. Ok, questa volta si scappa in canotto. James Bond, però, l'avrebbe fatto in smoking. Vedrete, il momento del tuffo non è mai un problema. Di solito non gli lasciamo neanche il tempo di rendersene conto ai turisti. Le grane vengono dopo. Ed ecco che i due pericolosi base jumpers si trasformano in innocenti rafters. Per evitare rogne, lasciamo l'attrezzatura nascosta. Senza prove in America non c'è galera. Cerchiamo di non annegare, piuttosto. Quanti soldi girano a New Orleans? Ora ci sono anche i nostri.
Ci hanno spenato a bordo della bisca sul Mississippi. Ci speneranno in albergo finché non salteremo di sotto. Sono bassi questi grattacieli. Salto corto, salto difficile. Qui a New Orleans i poliziotti non sono più di campagna. Questa è gente tostata in città. Altro grattacielo, altro salto, prima che l'allarme sia generale. Ehi, sceriffe, credete che non abbiamo previsto niente? Spiacente, a New Orleans non avete vinto. Ritentate. Ma non va sempre così. Vi racconto della volta che a Denver ci è andato male. Travestirsi da businessman era l'unico modo per entrare a preparare il salto del centro degli affari di Denver. Non ero tranquillo, è un'azione molto complessa. Mi hanno beccato solo due volte in quasi 700 salti. Eppure sentirsi quella voce indivisa che chiedi dietro le spalle, "May I help you?" mi fa ancora venire i brividi. Possiamo aiutarla? La frase che dicono i poliziotti quando ti hanno messo i sali sulla coda. Calmati, Mark. È solo un gioco. Guardie e ladri. I miei amici hanno pronto per il momento buono un'azione di disturbo in patini e skateboard. Orologi sincronizzati. Contatto radio. Fischio da polizia. Finché sei vestito da businessman, puoi ancora sperare di farcela. Se il poliziotto ti chiede, "May I help you?", ti puoi sempre far aiutare a cercare la strada di casa. Ma da quando sei vestito da Batman, non c'è più speranza. Ready. Ok. May I help you, sir? Dopo un paio di giorni di piacevole scambio di opinioni sul volo libero con la polizia di Denver, era ora di cambiare aria e di farlo in fretta. Se c'è da rischiare, si rischia per Chicago, la capitale dei grattacieli, l'Himalaya metropolitana, la città del vento. La chiamano così perché il vento che soffia dal lago Michigan si infila violentemente tra i grattacieli, creando incredibili turbulenze. Dai più alti non si è mai lanciato nessuno. Il lato delizioso del base jump è cercare il grattacielo giusto, aggrappato dietro a una bella ragazza. Decidiamo il nostro futuro della terrazza del grattacielo della Sears, il più alto del mondo. Da qui si gode un panorama molto interessante, specie sul Water Tower. Allarme a fotocellula, allarme a volumi variabili, allarme a ultrasuoni, sensore di calore.
dove cavolo hanno afficcato la porta per il tetto. Ok, ci siamo. Tom, eccoli, la ronda del quartiere. Eccoli là sotto. Loro corrono, noi voliamo. Noi abbiamo il cielo, l'orio traffico e i semafori. Se ce la facciamo stavolta, ce la facciamo per un pelo. Adrenalina come se piovesse. Carl, di adrenalina, ne ha fatto il pieno. Vuol partire, andarsene. Non ti reggi più la pompa, chiedo. E rilancio quel grattacielo della Moco, mai saltato prima. Via libera, per illustrazione riuscita. La Moco sarà il mio 700° salto. Ci sono tutte le migliori prospettive da atterrare in galera. Ma come rinunciare al quarto grattacielo più alto del mondo? Che aspettano tutti col naso all'insù? L'invasione dei marziani? Si è sparso la voce che siamo in città. La ronda tiene d'occhio i tetti dai grattacieli. Ci aspettano. Vinca i migliori, cioè... No! Take a right. Okay, tell her where to go now. Tell her where to go. Tell her where to go. Don't worry about the film. Okay, I've got you. I didn't know where to go. Isn't that nice? Yeah! E adesso, ci credete che il base jump è adrenalina? Yeah.